viene oggi a far visita al re? Sembrano molto ricchi. Chissà da dove vengono. Ma dico, siete pazzi? È impossibile, assurdo! Sono io, Erode, il re di Israele. E ogni regno che si rispetti ha un solo re, uno soltanto. Eppure gli astri parlano chiaro. Ma voi sapete leggere quello che dicono gli astri? Ascolta, Erode, dal movimento degli astri si può intendere il destino di ogni uomo. Ebbene? Le stelle ci dicono sempre cosa succede e soprattutto cosa succederà. E allora? Cosa direbbero le vostre stelle? In Oriente è apparsa una stella mai vista prima. Era attesa da tempo, una luce nuova. E che cosa vi dice questa stella? Ciò che è scritto nei nostri libri. In questi giorni sta per nascere un re. E nascerà qui, dove ci ha guidato la stella. Dove andrete adesso? A cercare il re bambino, naturalmente. Naturalmente. Quando l'avrete trovato, tornate da me e ditemi dove si trova, così anch'io potrò andare a conoscerlo. Torneremo a dirti dov'è la sua casa. Cosa succede? Io non riesco a vedere, Esther. C'è gente che sta venendo qui. Olio di mirra. Questa sostanza rara e preziosa protegge dalle malattie. Nel mio paese la usano solo i re. Abbiamo seguito la stella e siamo qui per adorare il nuovo re del mondo. A questo re io ho portato in dono l'oro, segno di potenza e di eternità. A questo re io ho portato in dono l'incenso che brucia nei templi, profumo della preghiera degli uomini a Dio.